Questo è un progetto interessante e molto forte, molto sentito da tutti noi, da tutte le maggiori compagnie di trasporto che abbiamo raggruppato insieme all'ITS, insieme anche alla CNA, perché è un progetto che prevede la riqualifica di un settore. L'autista è la parte non terminale, ma la parte portante di un'azienda. È ora di cambiare in questo settore e riqualificare l'intera categoria, preparando delle persone atte a consegnare la merce, che non significa solo guidare un tir, anzi, quella è l'ultima cosa, significa anche avere conoscenze di tutto quello che è il processo logistico e quindi di consegna della merce. Credo che per la prima volta in Abruzzo abbiamo riunito le principali aziende del settore trasporto e da questo progetto potrebbero nascere tanti altri programmi che potrebbero essere veramente molto molto interessanti per tutti. Io mi auguro fortemente che gli enti pubblici istituzionali accolgano questo progetto per due motivi. Uno, perché si è visto, soprattutto in questo periodo di pandemia, quanto sia stato determinante e importante il ruolo della nostra categoria nel settore trasporti. E poi perché è una grandissima fonte di lavoro, è una grandissima fonte occupazionale a livello maschile e a livello femminile di tantissimi giovani. E quindi è un'ottima opportunità.